Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Innanzitutto, augurissimi di buona Pasqua. Vi faccio tanti, tanti, tanti auguroni. Anche se appunto questa è una Pasqua un po' diversa dal solito per via della quarantena, però non ci interessa. Sono qui appunto per fare un video diverso dal solito, un po' più leggero, quindi voglio andare ad aprire e scartare con voi le mie due uova di Pasqua. Quest'anno ho fatto la brava, ho cercato appunto di rispettare la tradizione, quindi aprirle oggi e non prima, anche se devo dire che un uovo della Lind non sono riuscita a resistere con quello aperto qualche settimana fa. Quindi oggi andremo ad aprire questo qui della Kinder, che all'interno appunto ci troveremo dei peluche, perché io sono amante dei peluche. E poi quello della Trudy, quindi il Paluani, che all'interno appunto troveremo un peluche Trudy. Questo qui l'ho aperto anche l'anno scorso, magari chi fosse interessato vi lascio il link qua sotto nell'info box. Comunque io direi di iniziare da questo qui, il Kinder, che appunto all'interno, come avete visto, c'è la possibilità di trovarci un peluche. Come vi ho detto, mi munisco di forbici e, come ho visto, sono comunque degli animali, quindi potremmo trovarci o un gattino o un cagnolino. Io ovviamente spero di trovarci un cagnolino, perché no, magari il Jack Russell, visto che appunto ho il Jack Russell, il mio amato Getty, ma mi sa che quello non c'è per niente. Qua si vede qualcosa. Leviamo la carta, ovviamente. Ecco l'uovo, ovviamente quello da 150 grammi è minuscolo, cioè solo quando eravamo bambini sembrava grande, adesso è veramente piccolo. Però vabbè, vado ad aprire appunto il cioccolato. Io voglio fare forse un'inquadratura diversa, ma eccolo qui. Mi sono messa con una zappiera davanti. Scusate, ma desideravo il cioccolato Kinder. Non so, anche il mio cane lo desiderava. Comunque, andiamo un po' a vedere cosa c'è all'interno. Lo sapevo. Innanzitutto vi faccio vedere cosa c'era al suo interno. Potevamo trovare i cucciolotti. Io, come state vedendo, ho trovato un gattino. Ora l'apriamo insieme. Ovviamente esce sempre all'opposto di quello che noi vorremmo. Ah, non importa, ci accontenteremo. Ma che vada, lo farò sbranare dal mio cane. No, scherzo. Dai, è carino. Guarda che. Ma è un po' strano, perché guardate, sembra che sta prendendo il volo. Lo vedete? Poi perché lui, il mio cane, adora i peluche. Cioè, adora sbranarli, non adora collezionarli come me. Quindi l'ha già visto questo. Jackie! Lo vedete là dietro? L'ha già puntato. Comunque abbiamo trovato questo splendido gattino. Molto carino, devo dire. Ora, appunto, speriamo di essere più fortunata in quello di Paluani, cioè in quello della Tudy. Che questi peluche sono veramente molto molto belli e spero di trovare il maialino o la paperella. In realtà ci sono altri da trovare, non solo questi esposti qua davanti. Quindi incrociamo le dita. Per quale motivo? Guardate, manca un pezzo di cioccolato. Mi hanno fottuto un pezzo di cioccolato, cioè proprio non c'è. Adesso devo vedere se c'è magari all'interno. Sì, e qui sto vedendo un animale un po' strano. Mi sa che quest'anno ci è andata proprio male, ovviamente, come ogni anno, perché non sono mai, mai, mai fortunata. Dove? Questo lo apriamo. Basta, Jackie, mi sta saltando in continuazione, mi sta spingendo. Con per di lancia qualcosa. Lancia un. Ma cos'è? L'anno scorso avevo trovato il pesce. Ero rimasta scioccata, anche perché io il pesce non lo mangio. Figuratevi se mi piace come portachiave. Quindi speriamo che quest'anno non sia tutto tranne che pesce. Ma
Mi sembra di vedere che non è un pesce, ma guardate come l'hanno imballato, poverino. Cioè l'anno scorso era così? Non era imballato così? No. Cioè, proprio miseri. L'hanno imballato veramente... Basta, Jackie! Sì, dopo te lo faccio sbranare. Dopo gli devo dare qualche vecchio peluche da sbranare. Guardate, per aprirlo dovete fare attenzione, perché... Veramente... E andiamo a vedere, ho trovato il coniglietto. Guardatelo. Guardatelo. Questo è molto carino. E ciao coniglio, benvenuto in famiglia. Guarda, cioè guarda. Guardate che carino. Allora, eccolo qui nei laterali. Il logo Trudy ce l'ha qua davanti. Le facce sono sempre un po' storte, devo dire, perché anche il pesce l'anno scorso aveva un po' l'occhio storto. Vedete? Come sta in questo modo? Però devo dire che è molto carino. Poi ci... Ma aspetta, ma forse non è un coniglio? No, è un coniglio, no? Perché adesso vedendolo in questo modo mi sembrava quasi... No, è un coniglio, ragazze. Penso proprio di sì. Col bunny. È un coniglio. Abbiamo avuto la conferma che è un coniglio. Dai, almeno questo qui è molto carino. Anche se sembra un topo. Ma è un topo o un coniglio? Sembra un topo a tratti, cioè se avevo trovato un topo vi sparavo, perché peggio del pesce c'era il topo a sto punto. Sono carini i topi, però io lo volevo appendere nelle chiavi, quindi preferivo una cosa un po' diversa. Volevo il maialino, ma forse l'anno prossimo sarò più fortunata. Comunque devo dire che comunque tra i due preferisco senz'altro il coniglietto. Guardatelo, luscioso. Però dai, ci sono tantissime bellissime belle sorprese. Perché non trovo mai quello che voglio? Ne avrei dovuti comprare tipo 20, non uno. Comunque, come sempre, vi saluto. Vi mando un bacione. Vi auguro una buona Pasqua. Se vi va, fatemi sapere qua sotto nei commenti voi se siete state più fortunate di me, voi amanti di peluche, perché so che siete nascosti lì da qualche parte. Vi mando un bacione. Vi auguro ancora buona Pasqua e ci vediamo in un prossimo video.